28 aprile, sono a Osimo e ho appena finito di ascoltare la rassegna stampa. Quanta ipocrisia! Ipocrisia, gente che dice quello che non pensa, o meglio, dice il contrario di quello che fa. Pensiamo alla CEI che si scandalizza per quello che ha detto il generale Vannacci sui disabili. Come hanno trattato i cattolici i disabili nel nostro paese? Sono la prima causa, con il loro pietismo, dell'emarginazione sociale. Quindi è inutile che facciano finta di dire che sono per l'inclusione, perché i ragazzi disabili devono stare nella scuola insieme agli altri. Stanno nella scuola insieme agli altri perché creano occupazione di bassa professionalità, assistenti e insegnanti di sostegno. E poi che dire del solito parolaio, quello che vive di parole, Nicoletti? Oggi sulla stampa dice che il generale Vannacci ha il coraggio di sparare con la mitraglia, ma poi spara anche sui più indifesi, che sono i disabili. Ma Nicoletti, che ha un figlio disabile, è veramente convinto che gli autistici in classe con gli altri stanno davvero meglio e possono apprendere di più? Ecco, io credo che vada fatta una riflessione seria, anche perché, e questa è ipocrisia, le classi sono già differenziate. I disabili, quando disturbano, quando devono fare qualcosa con i loro insegnanti di sostegno, vengono portati in un'altra classe. Molte realtà ci sono già, proprio dei cattolici, la nostra famiglia, che hanno le classi per i disabili, anzi le scuole per i disabili. E allora parole, per essere convinti a parole che siamo da una certa parte, mentre poi da buoni cristiani e cattolici ci comportiamo nella maniera esattamente contraria.